Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di una serie attualmente disponibile su Netflix, una serie del 2024, serie che aveva potenzialità enormi, alcune delle quali ampiamente espresse, altre invece leggermente disattese. E credo che il problema di questa serie sia, secondo me ovviamente, la voglia di voler raccontare tanto, tutto, forse troppo. Il titolo della serie è Eric, creata da una leggenda della televisione inglese, cioè Abby Morgan, divisa in 6 episodi, tutti scritti dalla Morgan e diretti dalla regista Lucy Forbes. Serie interpretata, tra gli altri, da Benedict Cumberbatch, che appare anche come produttore, e da un bravissimo McKinley Bershare III. Gli anni 80 vengono spesso ricordati come anni frivoli, anni di musica elettronica, sale giochi e film meravigliosi come Ritorno al futuro, Ghostbusters o E.T. Ma gli anni 80 hanno un lato oscuro. Un'anima nera fatta di droga, eccessi, l'esplosione del virus dell'AIDS, omofobia, razzismo e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo amplificato nella bigotta ma peccatrice America Stelle Strisce, rappresentata dalla sua capitale del successo e del declino allo stesso tempo, cioè New York. La serie Eric ci fa fare un tuffo di testa proprio in quel lato oscuro degli anni Ottanta. Tuffo che mi fa tornare in mente una canzone degli After Hours. Tuffiamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! La serie Eric parte dalla scomparsa di due ragazzini, Marlon Rochelle e Edgar Anderson, rispettivamente di 9 e 14 anni. Marlon, ragazzino di colore proveniente dalla periferia della Grande Mela, è scomparso già da quasi un anno, mentre Edgar lo vediamo sparire nel primo episodio della serie. Edgar è il figlio di Vincent, il creatore di un programma per bambini con protagonisti dei pupazzi, un programma a metà tra il Muppet Show e Sesame Street. Ha un discreto successo professionale, ha una bella famiglia, ma niente per lui sembra essere mai abbastanza. Questo perché Vincent soffre di un terribile senso di inferiorità nei confronti di suo padre, uno tra i più importanti e influenti imprenditori edili di tutta New York. Vincent, qualsiasi cosa fa, si sente un fallito, uno sconfitto, e questa sua frustrazione riversa sulla famiglia e sull'abuso di alcol e droghe. Mi è piaciuto molto il contrasto tra la vita pubblica di questo personaggio, che è praticamente un idolo dei bambini, e il suo lato privato, cioè eroso e devastato dalle dipendenze. Come ho detto prima, una mattina Edgar esce di casa per andare a scuola da solo, perché il padre si rifiuta ad accompagnarlo dopo un banalissimo litigio, e scompare nel nulla, non arriva nemmeno a scuola. In quegli anni le sparizioni dei minori a New York erano purtroppo molto frequenti. La città era in grado di inghiottire senza ridare indietro niente di te, neanche i resti. La scomparsa del piccolo Edgar viene subito denunciata e ad indagare sul fatto arriva il detective Michael Ledroit, un magistrale McKinley Bershare, che è anche il detective che ha indagato sulla scomparsa di Marlon Rochelle, l'altro ragazzino scomparso. Caso che però è stato dichiarato chiuso, nonostante la madre di Marlon si presenti tutti i giorni alla centrale di polizia per ricordare che suo figlio o ciò che ne rimane è ancora lì fuori e nessuno fa niente. Già da questo dettaglio la serie spara alto, perché mentre la scomparsa di Edgar diventa un caso nazionale in poche ore, perché figlio di un personaggio televisivo, nipote di un uomo molto potente, del povero Marlon invece, ragazzino di colore e proveniente dalle periferie di New York, non parla più nessuno. La serie segue di base due linee narrative, entrambe decisamente affollate di personaggi e sottotemi. C'è la linea narrativa di Vincent, che si sente responsabile della scomparsa del figlio, e finisce in un gorgo di alcol, droga, che nella sua testa creano, proprio materializzano il personaggio di Eric, personaggio che dà il titolo alla serie. Ma chi è Eric? Eric è un mostro creato da Edgar ed è il motivo del litigio tra padre e figlio la mattina della scomparsa del ragazzino. Edgar infatti voleva proporre al padre di
proprio realizzare fisicamente il pupazzone di Eric nel suo programma televisivo. Ma Vincent ha pensato bene di sminuirlo e umiliare questa sua idea. Perché? Perché è abituato così. Perché suo padre faceva così con lui e quello è l'unico modo che lui conosce di fare il padre. Ma Eric, il mostro, il pupazzo di Eric, prende vita, o meglio, prende vita solo nella follia alcolica e tossica di Vincent. Diventa letteralmente la manifestazione del suo senso di colpa, del suo fallimento come uomo e come padre. Eric è letteralmente il mostro interiore di Vincent, ma in un certo senso diventa anche il suo spirito guida. È molto interessante la dinamica tra questi due personaggi, perché il mostro Eric è visibile solo a Vincent e a noi spettatori, anche se le scene dove è presente Eric nel proseguo della serie tendono ad essere un po' troppo ripetitive. L'idea di usare un pupazzone sul set come personaggio di una storia comunque estremamente cupa la trovo davvero di ottimo effetto, ma è il modo in cui è stata resa nel prodotto finale che non mi ha totalmente convinto. Ci sono delle scene in cui Eric è fuori fuoco o in secondo piano in un campo lungo, oppure si vedono solo dei dettagli del mostro. Ecco, quelle sono le scene in cui il rapporto tra Eric e Vincent brilla, perché immaginiamo, perché non è tutto lì spiattellato allo spettatore. Infatti, quando tra i due c'è troppo dialogo e troppa interazione, il tutto si appiattisce un po', anche perché il mostro Eric tende ad essere leggermente monotematico. Sempre a ripetere le colpe di Vincent, i difetti di Vincent. Ho capito che è la sua voce interiore e che Vincent ha intrapreso un percorso di salvifica autocritica. Però su 6 episodi la cosa diventa un pochino ripetitiva. Vincent fa un vero e proprio viaggio nell'underground di New York, seguendo una mappa che ha disegnato proprio suo figlio Edgar. Un viaggio tra gli ultimi, tra i dimenticati, quei fantasmi della società che vivono sottoterra, strafatti di qualsiasi droga riescono a trovare. E questo è un tema che in alcuni episodi della serie sembra marginale. In altri invece diventa quasi predominante, a sottolineare quello che secondo me è un difetto di questa serie, cioè il continuo oscillare tra un tema e l'altro, tra un tono e l'altro. La seconda linea narrativa di questa serie è quella del detective Michael Ledroit, che si impunta nel voler riaprire il caso di Marlon Rochelle e, riaprendo questo caso, scoperchia un vaso di Pandora di corruzione, poliziotti sporchi, prostituzione minorile, davvero il marcio del marcio. In più, il detective Ledroit è gay con un compagno malato di AIDS. Di nuovo, temi su temi su temi. Tutte informazioni sul suo privato che lui è costretto a nascondere a colleghi e superiori della polizia, altrimenti gli renderebbero la vita impossibile, che non solo è di colore, ma è anche omosessuale. Con un compagno malato di AIDS. Le due linee narrative, cioè il viaggio di Vincent e Eric nell'underground di New York e il viaggio di Ledroit nel marcio di New York, viaggiano parallele, cercando di incrociarsi di tanto in tanto, ma risultano spesso troppo diverse tra loro per creare un blocco narrativo unico che appassioni in modo omogeneo. Tant'è che, senza farvi spoiler, per me è stata molto più appassionante la linea narrativa di Ledroit che non quella di Vincent. Il finale è cupo, con una piccola speranza all'orizzonte, ed è proprio l'ultimo episodio che salva tutta la serie, che rimane però una serie che vuole dire troppe cose e che si perde tra personaggi e situazioni che spesso fai fatica a poi a rimettere tutte in fila. Benedict Cumberbatch è bravo, tra l'altro è lui a doppiare il mostro Eric. Se lo guardate in lingua originale, se lo guardate doppiato, probabilmente la voce del mostro è, non lo so, il vostro salumiere di fiducia. Ma tornando a Benedict, non mi dà mai davvero l'idea di un uomo distrutto, di un uomo a un passo dall'autodistruzione. E come ho già detto prima, purtroppo il suo personaggio è inserito in un canovaccio narrativo troppo ripetitivo. Ha i suoi momenti per brillare di puro talento, però ripeto, io mi sono appassionato di più a Ledroit, davvero un personaggio mitologico. Eric è sicuramente una serie godibile, ma forse la dilatazione in 6 episodi ne ha un po' minato la potenza narrativa. Da un punto di vista realizzativo, invece, tanto di cappello. Visivamente questa serie è una goduria. Regia, fotografia, ma soprattutto scenografia e set design
sono da urlo, davvero una produzione che mostra i muscoli. Ed è interessante notare come la costola inglese di Netflix stia investendo in questi prodotti un po' autoriali, cioè i cui episodi sono tutti scritti dallo stesso autore e con protagonisti dei personaggi tutt'altro che positivi, anzi, un po' come Baby Reindeer, serie di cui abbiamo parlato in questo video che vi metto qua. Sembra quasi che stiano approcciando la serialità con le stesse dinamiche del piccolo film d'autore, quello che spinge anche su tematiche forti. Ed è un approccio molto interessante, anche perché gli inglesi non hanno il pelo sullo stomaco, e quindi vediamo se ci porterà altri prodotti interessanti. Prima di passare alla birra, dedicate un minuto del vostro tempo allo sponsor di questo video. I will not bow to any sponsor. Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€, Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. Abbonarsi è semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Ogni volta che parlo di un film o di una serie dove si trattano temi come la dipendenza e l'abuso di sostanze, sinceramente faccio fatica ad abbinare una birra alla fine. E la serie Eric, tra i mille sottotesti che propone, è sicuramente una serie che racconta di quanto dolore e quanta sofferenza può portare una dipendenza nella vita di tutti, sia nella vittima della dipendenza stessa, sia nelle persone che gli stanno accanto e che gli vogliono bene. Quindi non abbinerò una birra a Eric, ma vi ricorderò che bere è un piacere che va approcciato prima di tutto con la testa, e che la buona birra, quella che va cercata, quella che va scelta, quella che va ammirata nel bicchiere, annusata, degustata, aiuta esattamente a far lavorare questa, la testa. Essere curiosi e non fermarsi alla prima vuol dire fondamentalmente questo: siamo sempre noi a scegliere e la nostra curiosità di andare oltre sarà sempre più forte di ogni dipendenza, o almeno me lo auguro. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta oggi di un caffè e non fermatevi alla prima.